Mister, dire obiettivo raggiunto è qualcosa di entusiasmante. L'Empoli ha giocato una grandissima, grandissima gara e va ai playoff con ampio merito. Secondo me meritati. Ho letto, ho sentito tante cose in questi giorni, ma poi ci sono i fatti. Ti dico che questa squadra, a parte un po' il girone di andata, quando ne abbiamo parlato anche questi giorni, casino, Covid, ragazzi comunque tartassati da questo virus, hanno ripreso a fatica, hanno lottato contro le avversità, tanti problemi. E poi dopo, ecco, hanno dimostrato che l'appartenenza alla maglia, a questo stemmino, è stato un qualcosa di eccezionale, perché poi hanno capito che soprattutto in un gioco di squadra, di gruppo, è fondamentale fare gruppo, fare spogliatoio, unione di intenti e quindi sacrificio, tutti per uno, uno per tutti. A volte sembra una frase fatta, ma è così. L'hanno capito e poi hanno tirato fuori quello che tutti avete visto. Dai gironi di ritorno in poi hanno fatto qualcosa di straordinario. E a volte dico contro tutti è tutto, perché sappiamo alcuni episodi, è brutto dirlo, ma siamo ancora a credito con tante situazioni, decisioni dove ci hanno portato comunque a lottare contro fattori che purtroppo non ci possiamo fare niente, quindi hanno tirato fuori l'orgoglio, hanno tirato fuori la qualità, sono diventati dei piccoli uomini e io sapevo che comunque non mi potevano tradire sotto questo aspetto. Infatti la cosa che mi interessava era questa, fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultimo secondo della partita. Senti, parlavi della partita di oggi, grande intensità contro una squadra della SPAL che comunque insomma, non era facile da affrontare. L'Empoli con la SPAL ha sempre fatto bene quest'anno. Sì, Però sì. ecco, vorrei capire da te, secondo te dov'è che si è decisa la partita? Parlavi dell'aspetto del gruppo, no? Dell'intensità, te l'ho detto io, ma cos'è la cosa in più che ha avuto l'Empoli? Dopo Cagliari in aeroporto, quando ho visto i ragazzi che parlavano da soli, avevano deciso alcune cose interne da soli, senza l'allenatore, e io l'ho capito lì sotto l'aeroporto. Tant'è vero che ieri mi ha chiamato Simone Ciunti, con Bargagna, Silvestri, mi hanno detto: mister, i ragazzi hanno deciso di andare in ritiro. Ieri mattina alle 10 mi ha chiamato Simone, io non sapevo nulla. E quindi ti dico, l'ho capito quando eravamo in aeroporto a prendere l'aereo e la conferma l'ho avuta ieri sera. Io negli spogliatoi ho detto, ma anche ieri durante la rifinitura: ragazzi, domani si batte la SPAL. Proprio così diretto, domani si batte la SPAL, perché non ce n'è un gruppo che arriva a fare questo, un gruppo di ragazzi, comunque c'è qualcuno che non è nemmeno maggiorenne. La crescita mentale che hanno fatto mi ha portato a pensare questo, perché vedevo una squadra consapevole che ha steccato la partita a Cagliari, quel quarto d'ora col Torino in casa, e che comunque aveva ancora un match point da giocarsi. E quindi mi hanno dato proprio la sensazione, mi hanno trasmesso loro a me, di dire: mister, ci siamo. Ecco perché questa, secondo me, al di là della vittoria sul campo, è la vittoria che va oltre. Cioè l'empatia fra giocatori e allenatori è qualcosa di eccezionale. Hai dovuto vedere la partita stessa, la partita da fuori. Immaginiamo che insomma non sarà stato facile. Eri un po' un leone in gabbia e ti chiedo se effettivamente era così, cioè cosa avresti pagato per essere in campo, Ma anche se guarda, eri molto vicino. sì, no, in effetti alla fine l'ho vissuto anche dall'alto, no? Perché riuscivo a guardare meglio. No, più che altro ti dico, è stata una squalifica ingiusta la mia. L'arbitro contro il Torino mi ha dato una brutta sensazione, non so perché. E poi non avevo offeso nessuno, io avevo avuto solo un battibecco con l'allenatore dei portieri del Torino, ma frasi che ne senti di tutti i colori in panchina, ma alla fine. L'arbitro, quando Simone mi ha detto a fine primo tempo che mi aveva espulso, io ero rimasto un po' allibito, quindi. Mister, stasera è una gran sera, però la stagione non finisce assolutamente qui, anzi, il bello probabilmente è ad avvenire, si va a giocarsi la fase finale, l'Empoli vorrà farlo come ha sempre fatto, senza timore e con la voglia di affrontare tutti e tutte. Sì, ma è normale, sai, siamo comunque in una situazione dove abbiamo tanto da perdere e nulla da perdere, quindi. Alla fine lo sappiamo l'importanza del playoff,
siamo arrivati nelle prime sei d'Italia, quindi in un campionato di Primavera 1 che alla fine non è più Primavera, è un campionato di Serie A dove anche oggi la Spalla aveva due giocatori in campo che hanno già esordito con la prima squadra in pianta stabile ad allenarsi, quindi ti fa capire quello che ho detto in questi giorni in intervista, l'importanza che tutte le società danno a questo campionato, il campionato di Serie A, e quindi c'è tante società blasonate dove quando raggiungi poi un obiettivo dei playoff vuol dire che comunque te la puoi giocare con tutte, con grande umiltà. Ciao Bella, ciao, va bene, ciao Bella, con grande umiltà, grande voglia di sacrificarsi, quindi siamo. Ma ti ripeto, è stato secondo me un obiettivo meritato. Non ci ha regalato niente nessuno, quindi andremo a farci queste fasi finali con la bava alla bocca, umiltà, appartenenza alla maglia e tutti gli ingredienti che ci vogliono per fare un qualcosa di straordinario. Ecco.